È una storia a controvento e una carriera straordinaria. Si tratta della storia raccontata da Cristina Scocchia, attuale amministratore di Licafè e parte integrante del consiglio di amministrazione di Fincantieri e Essilor Luxottica, che venerdì sera ha incontrato il pubblico presente all'ex chiesa di San Francesco in occasione di Passaggi Festival. Una donna molto semplice e determinata allo stesso tempo, che ha sostenuto che continuare a sognare è il primo passo per porsi obiettivi fuori dagli schemi e avvicinarsi a realizzare chi sei. Come si può trasformare un sogno in realtà, indistintamente a qualsiasi età? Guardi, io penso che innanzitutto ci voglia il coraggio di provarci. Quando uno ha un sogno deve guardarsi dentro, deve capire che quello è quello che desidera veramente, poi provarci con passione, impegno, determinazione e qualche sacrificio. Perché è vero che nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna, però soprattutto ci vuole tanto impegno, perché quello può fare sempre la differenza. Per la prima volta si è raccontata, com'è stata questa esperienza letteraria? Non avrei mai pensato di scrivere un libro, onestamente. Quando la casa editrice me l'ha proposto sono rimasta molto sorpresa. Poi però ho pensato che nel mio piccolo potevo provare a passare un messaggio. E il messaggio è che il tuo punto di partenza non deve frenarti dal provare a diventare chi vuoi diventare. Io sono nata in un piccolo paese di provincia di 2000 persone. Sono nata da una famiglia normalissima di insegnanti, in più donna, che in Italia è ancora un ostacolo, eppure volevo fare l'amministratore delegato e devo dire che ho provato a buttare il cuore al di là dell'ostacolo e quindi ho pensato magari in questo libro posso raccontare questa storia controvento e magari a qualcuno darà uno stimolo, una spinta in più per trovare il coraggio di realizzare i propri obiettivi. Lei crede molto anche nel gioco di squadra? Io credo soprattutto nel gioco di squadra, credo che sia finito il momento in cui le aziende e le organizzazioni possono essere gestite da uomini soli al comando. Bisogna fare squadra, bisogna creare spirito di spogliatoio e la leadership è soprattutto un passaggio dall'io al noi e soprattutto capire che il successo collettivo è più importante di quello personale. A me piacciono le squadre che si comportano come i moschettieri, tutti per uno, uno per tutti. E se dovesse dare un consiglio a tutte le donne che vogliono far carriera? Non permettete ai pregiudizi e agli stereotipi di dirvi chi siete o chi volete diventare.